collegamento in diretta e scendiamo in strada. Vedo già la nostra Marina Moretti con un ospite per parlare di cosa? Beh, dell'autovelox più famoso del momento. Siamo a Pescara, in via di Sotto. Sappiamo tutti le polemiche che ci sono state con relative contravvenzioni e malumori dei cittadini. Marina, buongiorno. Ci sono delle novità per quanto riguarda l'autovelox e soprattutto per quanto riguarda la velocità, 30 km, 40 km/h, insomma, adesso come stanno le cose? Antonella, ti dico subito come stanno perché ci ha appena raggiunto in tempo super reale il presidente della Commissione Garanzia e Controllo del Comune, commissione che si è appena chiusa e Piero Giampietro è venuto. Naturalmente commissione che verteva proprio su questo argomento, Certo. su quel famoso famigerato che dir si voglia autovelox di via di Sotto, e quindi lui è proprio qui a portarci le ultimissime novità fresche fresche. Tra l'altro poco fa si è conclusa l'ultima tornata delle uscite di scuola scaglionate. Qui fino a qualche minuto fa ovviamente c'era un bel traffico e tanti bambini e ragazzi, traffico che però nelle uscite di scuola viene assolutamente regolamentato dai volontari ed è bene precisarlo, perché il problema forse si crea negli orari extrascolastici oppure nell'uscita del pomeriggio, quando la gente prende un po' troppa velocità, e quindi questo penso che nessuno di voi lo abbia contestato, il fatto che Assolutamente. esista la necessità di mettere una regolazione di velocità davanti alla scuola. Il problema però adesso è che con questa modifica, prima e dopo, non è cambiato niente, perché ora c'è il 30 su tutta la via, con le nuove modifiche ci sarà il 40 su tutta la via, tranne la scuola, ma su tutta la via ci saranno controlli oltre a quello della scuola. Allora, le novità. Allora, oggi credo che siano due vere notizie. La prima è che in realtà purtroppo l'autovelox resterà tarato a 30 all'ora, perché questo è il dato di fatto, quindi non cambia il chilometraggio di questo autovelox. La seconda notizia è che nei fatti la maggioranza, la giunta, ha ammesso di aver fatto questo passaggio sostanzialmente per far cassa, perché ha annunciato oggi e solo oggi, quindi solo dopo circa 18.000 sanzioni inviate ai pescaresi, ha annunciato oggi appunto che farà degli interventi per ridurre la velocità. Ora, se l'obiettivo di questo intervento fosse stato davvero la sicurezza stradale, che è un problema che va sicuramente tutelata, aumentata la sicurezza stradale, questi interventi sarebbero stati fatti prima di mettere questo autovelox, non dopo. Perché farlo dopo aver mandato 18.000 sanzioni ai pescaresi vuol dire ammettere davvero che in queste 4 settimane si è fatto cassa. E questa è una cosa che veramente in queste condizioni economiche è un messaggio disarmante che l'amministrazione comunale dà alle persone, perché davvero le ha trattate come un bancomat. Quali sono le modifiche che sono emerse proprio dalla commissione di oggi rispetto proprio fisicamente, insomma, all'assetto? Sì, mentre ieri, anzi mentre oggi sui giornali abbiamo letto che l'idea era quella di un pellicano, cioè insomma, di un restringimento di L'isola. carreggiata sostanzialmente, che avrebbe fatto perdere anche dei posti auto qui nelle appunto vicinanze della scuola, quindi di questi negozi. Oggi ci hanno detto invece che si parlerà delle strisce rialzate, come sono in Via Raffaello, per intenderci, quindi delle strisce Quindi in sicurezza. rialzo, Sì, rallentamento obbligato. che è esattamente la richiesta che molte persone hanno fatto, ma il punto è perché questo viene fatto dopo aver mandato 18.000 multe e non prima. Questo è il vero problema, che credo, temo che sia una pezza peggiore del buco, perché a questo punto rischia di far crescere ancora di più, come dire, la rabbia e la frustrazione delle persone che davvero sono sentite usate come un bancomat. Allora, ripetiamo, strisce rialzate sia qui davanti alla scuola, penso anche in un altro Probabilmente punto più anche più su, su. perché poi la via di sotto è molto lunga e quindi se uno rallenta solo davanti alla scuola c'ha tutto il resto del rettilineo per fare quello che vuole. Invece no, ci vogliono dei rallentatori, dei sistemi di rallentamento anche negli altri punti della strada. Quanto al resto bisognerà vedere se c'è margine per i ricorsi. Abbiamo pochissimi secondi, c'è o no Non sono margine? avvocato, io chiaramente queste cose non ho degli elementi per dirlo. Chiaramente abbiamo chiesto anche un incontro al prefetto, perché qui purtroppo abbiamo 18.000 sanzioni concentrate in un quartiere. C'è un problema anche di ordine sociale ed economico che rischia di esplodere. Forse la giunta sta sottovalutando questo problema. Quindi, visto che la giunta non dà risposta, abbiamo chiesto un incontro al prefetto, perché crediamo che sia giusto che la massima autorità, come dire, governativa presente qui in città, e visto che la giunta non se ne sta rendendo conto, prenda in considerazione qual è la situazione oggi che vive purtroppo un intero quartiere. E allora io credo che l'appuntamento a questo punto sia per l'inizio dei lavori, cioè la prossima settimana, verosimilmente lunedì, quando sicuramente torneremo a parlare di via di sotto. Antonella? Insomma, mi pare di capire, Marina, che
è il caso di dirlo, la vicenda farà strada, insomma, se ne continuerà a parlare. Lunga strada. Lunga strada. Lunga strada. Io ringrazio te, naturalmente ringrazio Piero Giampietro e con Marina ci ricollegheremo naturalmente nel corso dell'edizione delle 19.30 per il consueto aggiornamento del bollettino con i dati del Covid.